E bellezza ragazzi, sono Ciro Braga, sono qui oggi a presentarmi un video di una lunga serie, se vedo che vi piace. Infatti oggi, perché visto che io sono un amante delle mimetiche create dalle persone, oggi vi mostrerò la mimetica che ho creato io, ve la farò vedere in game. Ci sono due varianti, adesso vi faccio vedere questa variante qua, dopo vi faccio vedere la variante successiva che è semplicemente con il bianco in sottofondo. Io forse preferisco questa e non quella bianca, però probabilmente vi lascerò il sondaggio qua in alto a destra, voi fatemi sapere se preferite quella bianca o quella nera. Ricordo che se arriviamo a, facciamo 50 likes, io faccio vedere il video su come fare la mimetica. Fatemi sapere anche se volete altri video su mimetiche, perché a me piace veramente tanto creare mimetiche. Poi, come sempre, ricordo che è una cosa molto personale, quindi se non vi piace questa mimetica qua, lo posso capire, ma è una cosa personale. A me piace tantissimo, non ce ne abbiamo messo tanto a farla. Niente, ora ve lo faccio vedere in game, faccio vedere 1-2 kill in game. Anche perché l'unica cosa brutta di queste mimetiche qua, cioè quelle, oh mio dio, no, milizia, no, milizia, no. L'unica cosa brutta di queste mimetiche qua è che purtroppo non ricoprono l'intera arma. Infatti bisognerebbe cercare di abbinare a mimetiche già predefinite del gioco. Ovvio che su Black Ops 3 era più facile abbinarle perché c'erano tante più mimetiche, c'erano anche quelli del mercato nero a disposizione, quindi era tanto più facile. Adesso non so bene come funzioni su Black Ops 4 riguardo le mimetiche del mercato nero, non penso ci siano, o magari le aggiungeranno successivamente, non lo so, non ho idea. Comunque questa qua può essere per ora non abbinata con nessun'altra mimetica, perché è nera. Di mimetiche nere mi pare non ce ne siano, e mimetiche che si abbinano con questa qua direi che non ce ne sono. Allora, questa qua è vista da di lato, a me piace veramente tanto, trovo sia veramente bellissima, pazzesco, sono veramente felice di averla creata. Anche perché, allora, così è, si vede mentre giocate, così si vede mentre giocate, che non è male, a me piace, anche se sembra molto molto realistica. Questo qua non ci aveva visto. Meglio per noi. Sembra molto realistiche, sono fatte molto bene, meglio di quanto lo erano su Black Ops 3. Sono contento di come vengano. Purtroppo, come vedete, non si vede tutta la superficie dell'arma, ma si vede solo la parte a metà. Che vabbè, non è male, bisognerebbe solo trovare qualcosa qualche altra skin sulla quale abbinarle, perché purtroppo così non ricoprono tutta l'arma. Rifornimenti, chi prima arriva meglio alloggia. Ehi, man. No, no, sono morto da dietro. Comunque la partita dopo vi faccio vedere com'è la variante, quella con lo sfondo bianco e le ombre nere. Perché qua, come potete vedere, ci sono il sottofondo nero e le ombre bianche, che secondo me è veramente veramente fico. Però dopo vi faccio vedere la variante bianca, perché nemmeno quella è male. Non è male per niente. Solo io trovo che su Black Ops 4 sia veramente veramente difficile fare doppie barra triple. Cioè doppie no, cioè doppie sì, in realtà anche le doppie. Però trovo che le triple siano impossibili. Un'altra cosa che ho notato è che spesso la gente utilizza le stesse armi. Nelle lobby trovi solo, vabbè, io il Maddox lo sto usando perché voglio farvi vedere la mimetica. Però uso anche altre armi. La gente usa solo le SAUG, il Maddox e vabbè, qualcuno dei cecchini, ma molto raramente si vedono. E poche altre armi. Ma quello era bello confuso. Se voi doveste dare un voto da 1 a 10 per questa mimetica qua, che voto dareste? Madonna, quanti sono?
troppa gente, raga, devo allontanarmi. E io ovviamente mi allontano nel punto in cui c'è ancora più gente. Sì, a parte che sta mappa qua penso di averla giocata 3 volte in tutta la mia vita. Non so bene gli spawn perché non la gioco mai. Salve mio amico. Non ci avevo mai fatto... LOL. Non ci avevo mai fatto caso che suonasse... A parte che non l'ho giocata mai stavo, però... Non ci avevo mai fatto caso che suonassero le campane della chiesa. Bello. Fanno suonare le campane della chiesa, però le armi... Non mi piace bilanciarle. Avrei preferito giocare in un'altra mappa, ma... questa mi ha trovato, ma ho avuto il tempo di quittare. Mettimo quanta gente c'è. No. Cosa stavo per fare, raga? Allora, già ho giocato su sta mappa qua di merda. Almeno voglio vincere la partita. 59-59. Ci siamo salvati, raga. Ora però voglio provare di nuovo questa. Questa MT qua, però su una mappa normale che non sia questa. Perché questa qua penso sia una delle più brutte che abbia mai giocato. Veramente, trovo che sia insensata. È enorme. Ok, riproviamola su una mappa decente. Che non sia quella lì, speriamo. Arsenal va più che bene. Comunque, in gioco state vedendo come si vede. È veramente, veramente fica, secondo me. Poi, fatemi sapere i vostri pareri qua nei commenti. Tanto li leggo sempre, rispondo sempre a tutti. Un pacchetto assalto. Segnale tattico nemico online. Cosa voleva uccidermi questo? Oh mio dio, oh mio dio, cosa gli avevo fatto a quello? È veramente, veramente troppo forte la gente. Cresci movimento. Oh godo, te la tossicare di merda. Questo qua quanto mi ha sciolto. Voglio vedere. Mi ha dato 2 colpi esatti, eh. Comunque vedete la gente di PC quanto è tanto più forte della gente di PlayStation. Ma guarda qui, ma cosa combina questo? Ma che problemi al cervello c'hai? Bello, tu sei proprio nato bello confuso. Madonna. Quanto è stato preciso il Maddox qua in questa occasione qua? Niente raga, questa qua vi giuro che era la peggior lobby che io abbia mai trovato su Black Ops Squad. Veramente raga, tutti con la cosa diamante. Pazzesco. Madonna raga, che brutta lobby. Niente, faccio vedere direttamente la mimetica, quella, la versione bianca. Questa qua raga vi giuro che erano troppo tryharder. Ma tutti tryhardissimi, eh. Cioè, pazzesco. Questo qua già mi sa che è già la fine del secondo o terzo prestigio. Gli altri erano tutti con la diamante. Cioè, minchia. Calmi, raga. Ok, raga. Quittiamo questa partita. Vado a modificare la mimetica. E poi torniamo in lobby. Ok, raga. Questa qua è la versione bianca. Secondo me è leggermente più brutta. Però è veramente figa anche questa. Anche questa, secondo me. Fatemi sapere nel sondaggio quale delle due mimetiche preferite. Io sinceramente preferisco quella nera, ma trovo che siano entrambe belle. Spero non mi avevo fatto entrare nella lobby di prima perché la gente era troppo tryhard. Vediamo magari se questa mimetica ci porta leggermente più fortuna. Magari nella lobby. Andiamo. Non è ancora iniziato. Per fortuna. Però in squadra gente abbastanza forte. Chissà gli avversari però. Gli avversari in realtà... No, ma è la lobby di prima. Quel vegeta lì... Sì, raga, è la lobby di prima, pazzesco. Solo che adesso io ho i compagni tryharder, mi sa. No, no, quel vegeta lì c'era anche prima. Poi questa qua è la versione bianca. Molto carina anche questa, secondo me. La faccio vedere alla luce. Sperando che non mi uccidano. Questa qua è la versione bianca, molto carina.
Ah, in realtà è molto bella anche questa. Non so se preferisco quella nera. Niente, raga, vi giuro che sta gente è troppo forte. Sono capitato nella lobby di prima. Oh, raga, sarò una bella sega io, con le armi. Però questa gente qua è proprio forte. Raga, vi giuro che sta gente qua è troppo tryhard. Sto Vegeta, che è un prestigio 2, livello 49 mi pare, o prestigio 3, non lo so, è troppo forte. Ma guardate, raga, vi giuro, è impossibile. Hola. Non muoiono, non muoiono, Ma guarda qui, ma guarda questo, ma te è una sveglia. Nemico a terra. Ma guarda, ma come sono morto, ma come sono morto. Ma guarda questo, guarda questo. Lasciato a 2 di vita entrambi. Pazzesco. Non muore questo, non muore. Che vergogna, raga. Niente, spero che questa mimetica vi sia piaciuta. Lasciate un bel like. Purtroppo su PC si trova questa gente qua, quindi devo farci abitudini. Io sono abituato a giocare su PlayStation, dove il livello è nettamente inferiore, quindi pian pianino devo abituarmi. Però ho bisogno del mio tempo. Ora come ora non sono a quel livello lì, sono più scarso, è giusto che prendo le pizze. Però sto trovando veramente tryhard. Niente, raga, io spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un bel like, un commento, e niente, ci rivediamo direttamente al prossimo video.